Più di 10 morti tra Austria, Francia e Italia, strade allagate, danni a edifici e stabilimenti balneari. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito l'Europa. In Austria 3 persone sono state uccise dalla caduta di un albero nell'est del paese, mentre 2 bambini sono morti nello stato meridionale della Carinzia. 5 al momento le vittime in Corsica. L'isola francese è stata spazzata da raffiche di vento a oltre 220 km orari, che hanno sradicato alberi, danneggiato case e lasciato senza corrente circa 45.000 famiglie. Una ragazza di 13 anni è stata uccisa dalla caduta di un albero in un campeggio nel sud dell'isola. Mathieu è uscito dalla sua tenda, ha sentito la terra tremare. Io ho visto la polvere e poi l'albero che ci cadeva addosso. Pensavo che saremmo morti, dice uno dei villeggianti del campeggio. In Italia è la Toscana la regione dove si registra il bilancio più pesante. 2 vittime in provincia di Lucca e a Carrara, causate anche in questo caso dalla caduta di alberi, e oltre 50 feriti. Danni all'agricoltura e negli stabilimenti balneari in Versilia e Liguria. In Veneto, dichiarato lo stato di emergenza, questo venerdì la regione sarà in allerta arancione.